su Radio Popolare con noi c'è Luana, a.k.a. Lupluna. Dunque, benvenuta Luana. Grazie. Benvenuta a Radio Popolare. Sei arrivata da poco a Milano? Sì, sono arrivata mezz'ora fa. Ecco, per il treno ha fatto ritardo, come al solito. Questa cosa era così scontata che ci eravamo andati appuntamento già con un certo esatto. Diciamo orario elastico. Esatto. Bene, speriamo che tu abbia fatto a parte il ritardo, buon viaggio. E sì, sarai stanca, non partiamo con domande pesanti e impegnative. Okay. Mettiamoci a nostro agio. Tanto non lo facciamo mai. Piatto preferito? Parmigiana. Oh, bene. Parmigiana bene. Di melanzane, che tra l'altro cucino benissimo. Qual è il piatto che cucini meglio? Penso i dolci. Faccio un ottimo cheesecake al cioccolato. Ecco, queste sono informazioni importanti, perché la prossima volta che torni aspettiamo il lo cheesecake. Lo porto, va bene, non c'è nessun problema. Su Trenitalia ci sono dei problemi a realizzare un cheesecake, però magari se... Vabbè, lo porto da Roma qui. Oppure lo faccio qui da Giada. Dai, perfetto. Allora, la prossima volta ci si organizza anche per questo. Una città in cui ti piacerebbe vivere? Reggio Calabria, la città dove sono nata. Cioè, un paesino vicino a Reggio Calabria, sì, mi piacerebbe tornare là, ma purtroppo non è semplice perché non c'è lavoro, quindi sto a Roma. Tu tra l'altro hai girato moltissimo in realtà, proprio a livello mondiale. Sì, c'è sì. Un posto che ti è rimasto in assoluto nel cuore? Lo Yemen, Sana'a, Aden, comunque un posto splendido, non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista architettonico. Pasolini diceva che Sana'a era un'opera d'arte. E infatti lo è bellissimo, è tutto un altro mondo, è molto diverso dagli altri paesi arabi, però ci ritornerei subito. Ecco, noi sappiamo tra l'altro che sei laureata in lingua araba, sì. Hai viaggiato un po' in alcuni paesi arabi. Da dove nasce questa, non so, questa passione o questo interesse per il mondo arabo? Mi sono sempre piaciute le lingue. Quando mi iscrissi all'università non sapevo se scegliere giapponese o arabo. Alla fine scelsi arabo. A 19 anni andai per la prima volta a Damasco per un motivo di studio e da lì mi sono innamorata. Sono andata lì quasi completamente bianca di lingua, perché non sapevo davvero niente. Poi comunque nelle università italiane non è che la lingua si studia molto bene. In un mese e mezzo già parlavo. È stato davvero... Una full immersion che è servita. Sì, è servito molto, è servito molto. Ecco, ci sono elementi della cultura araba che forse ignorati in Italia che ti hanno colpito in qualche modo? Beh, la libertà sessuale che stranamente c'è, esiste. Io mi ricordo sia nello Yemen che in Siria si parlava molto tranquillamente di sesso. Anche in classe con le professoresse. Non c'è tutta questa chiusura che abbiamo noi. Questo è proprio un capovolgimento di immagine in realtà. Esatto, a livello di come invece è percepita. E qual è la loro abitudine che ti ha messa più a tuo agio, ti ha fatta sentire più a casa? Il fatto di mangiare con le mani, sempre lo Yemen. Sì, tutti quanti assieme, davanti a un piatto, mangiavamo con le mani tranquillamente. E invece un qualcosa che ti sei portata a casa, che è entrata a tal punto nelle tue abitudini che magari hai continuato a farlo anche rientrata in Italia? Il cibo libanese, il hummus, le varie insalate, queste qua sì, le continuo a fare sempre, perché comunque si trovano gli ingredienti nei vari mercati. Fantastico, quindi la prossima volta noi ci vediamo per una cena, ormai okay. È deciso. Sì, sì. Benissimo. Invece veniamo alla tua musica. Intanto, vabbè. Se mi va male col rap, apro un ristorante. Esatto, etnico. Potresti fare fusion, no? Calabrese, cucina araba, esatto, perché no? Perché no? Dicevo invece a livello musicale, intanto, come mai la scelta dell'hip hop? Quando nasce in te la passione per questo genere? Come? Ero piccolissima, andavo alle scuole medie, ho ascoltato le prime cassettine di rap italiano, da lì mi sono appassionata, finché non sono andata alla prima jam, dove ci stava Speaker Censu, Turi e Compari e tutta la crew a Statici Click, eccetera, eccetera. Gli ho detto no, io voglio fare questo. Ho iniziato a dipingere, solo che ero troppo scarsa, quindi dopo un po' ho iniziato a fare il rap. Poi lì era un'ottima scuola, perché ti bastonavano prima di prendere il microfono, non è passato di tempo. Ho scritto quaderni interi, rime su rime, e poi mi hanno dato un po' di credito. E eri, immagino, inserito in un contesto prevalentemente maschile?
attivamente erano attivi, erano soprattutto i maschi, però comunque c'era tutto un seguito di ragazze, mie amiche con cui... E com'era confrontarti, cioè, confrontarti con magari degli addetti ai lavori dell'altro sesso che sono un po' maschilisti anche? Ma all'epoca non lo sentivo tanto. No. All'epoca non lo sentivo tanto, in quell'ambiente non ci stava tanto. L'ho sentito dopo quando mi sono confrontata con la realtà italiana. Lì ho visto che c'è molto più maschilismo. E quali sono le difficoltà più grosse, insomma? Qual è stato l'impatto più negativo forse da questo punto di vista? Beh, farsi accettare, nel senso, è difficile essere presi sul serio, perché subito dico, vabbè, la femminuccia vuole fare rap, lasciamoci fare rap. E quindi all'inizio sono tutti un po' scettici, però va bene. Poi con testi freestyle in cui ho ricevuto i peggiori insulti a me, a tutta la mia famiglia. Tra l'altro, a proposito di contest freestyle, sei stata anche l'unica donna a partecipare a MTV Spit, no? Il contest freestyle che ha un po' portato questa sì. pratica al grande pubblico. Sì, come lì sono stati, lì sono stati molto più carini, diciamo, molto più carini rispetto alla realtà. E questo che cosa porti a casa da un'esperienza del genere? Beh, ho capito un po' come gira il mercato, l'industria musicale, perché comunque stavo più, per me il rap prima era più una cosa personale, lo facevo ascoltare non a troppa gente, poi ho visto l'interesse da parte della gente nei miei confronti e allora lì ho capito un po' di meccanismi. Noi invece ci prendiamo una pausa per ascoltarti, perché insomma bello chiacchierare, ma insomma andiamo ad ascoltare anche qualcosa. Ci andiamo ad ascoltare Tutto Chiaro. Luke Luna. Ce la stavamo un po' chiacchierando sulla tua esperienza MTV Spit prima di interromperci. Quello che ti volevo chiedere invece, tu sei una delle, io dico poche, anche se poi non siete fisicamente poche le donne che fanno rap, però sicuramente non si può dire che ci sia ancora equità, sono moltissimi gli uomini rispetto alle donne. Quale pensi sia il tuo tratto distintivo rispetto magari alle tue colleghe che ascolti o comunque senti? Penso la grinta, poi il fatto che comunque sono un'anomalia della scena, ho fatto un percorso totalmente differente. Sono andata nei paesi arabi, ho fatto esperienze musicali là anziché farle qua. Quindi c'è un percorso davvero differente. Poi sono nata nelle jam e nei contesti freestyle. È strano che una ragazza nasca dalle jam e dai contesti freestyle. Solitamente arrivano grazie a un featuring o grazie a, non lo so, altre cose, o la radio, altre cose. Mentre io no, ho fatto il percorso maschile, cosa che, non lo so, mi dà tanto onore, però è più difficile, ho scelto il percorso più difficile. Sì, che però alla fine in qualche modo ti arma, in qualche modo, ti dà delle armi, sì. forse un po' in più, se non altro. Sì, anche perché quando mi trovo, per esempio, l'altra sera ho fatto una serata alla strada a Roma e ad un certo punto, dopo il concerto, sono saliti i ragazzi a fare freestyle, a fare jam, quindi magari un'altra persona sarebbe scesa dal palco. Io sono stata là, anzi ho cercato di mantenere io il palco rispetto a loro, perché adesso mi è nata anche questa cosa di competizione grazie a Spit, quindi di fare emergere la mia personalità comunque femminile nel contesto. Ti sei fatta delle grandi ossa, diciamo, in questo modo. Ecco, invece a livello, diciamo, anche culturale di provenienza, come ha preso la tua famiglia, per dire, la scelta? Male, malissimo. Intanto di girare così tanto e poi di fare hip hop. Di girare così tanto. Allora, la prima volta sono stati molto contenti, anzi mi hanno spinto loro perché c'erano brutte storie tra i miei amici giù, quindi hanno detto, vabbè, te ne vuoi andare, vai. Aria. E poi alla fine non riuscivano a fermarmi, perché comunque ho avuto due borse di studio del Ministero degli Esteri. Poi sono andata a lavorare per pagarmi il soggiorno in Yemen. Sono andata a lavorare a Dublino, facevo la barista a Dublino. Per andare in Tunisia, tutti i miei parenti, quando mi sono laureata, ho detto: no ragazzi, mi dovete dare solo soldi. Quindi non mi potevano fermare. Grande. E invece per quanto riguarda la scelta dell'hip hop?
No, quella l'hanno presa male. Tuttora mi dicono: ma Luana è solo un hobby, basta con questa musica. E poi una cosa che insomma i rapper si sentono dire molto, sì, no? Non solo e allora, i rapper, anche chi fa radio. Sì, per dire. ma chiunque, quando hai una forte passione e la vuoi portare avanti, la cosa che ti senti dire più spesso è quella. Beh, la sfida, sì, è non farsi buttare giù, dimostrare, esatto, che in realtà si può, esatto, si può fare, sì, qualcosa. Con il fatto della televisione, purtroppo noi siamo fatti così, un po'. Stava iniziando a cambiare, però poi si hanno fatto subito marcia indietro, quindi. Tuttora ogni volta che scendo giù mi dicono: no, ma lascia perdere, hai una laurea, potresti fare un sacco di cose, andare a lavorare a Dubai. E invece di andare a lavorare a Dubai che sarebbe anche originale come scelta. A Dubai, tu hai appena fatto uscire un EP, Lunatica. Allora parliamo, sì, un po' dell'EP, quindi che cosa c'è dietro, quanti mesi di lavorazione e che cosa ci starà dopo, se hai dei progetti, se c'è un percorso già chiaro. Allora, è uscito da poco, da un mesetto, e si può scaricare gratuitamente digitale su www.lupluna.com, Lupluna con due O, doppia O, quindi 4 O. Loplona. Esatto. Brava. E, sono vari pezzi, un EP, le produzioni sono di Turi, Ice One e Impro. Quindi tre generazioni di produttori a confronto: Ice One pioniere, poi Turi e Impro, che in un certo senso è un discepolo di Turi anche. L'EP è stato fatto, ma non so, in 6 mesi abbiamo fatto diverse tracce. Alcune sono uscite molto bene e le abbiamo tenute per il disco. Bene. Le altre le abbiamo raccolte, abbiamo fatto un po' una cernita e le abbiamo inserite in questo EP, che è molto vario, non solo per le produzioni, ma anche per il modo di rappare. Ci sono per esempio un pezzo come Cirillo Custa, Cassa Dritta, quindi molto poco purista, mentre c'è un pezzo come La Giacca, che è molto hip hop. Sì, lo stavamo 90, notando, esatto. Lo stavamo notando in ascolto anche prima. Comunque una bella carta d'identità, direi completa, no? Per quanto riguarda... Sì, un biglietto da visita per quello che sarà. Ottimo. E che cosa c'è scritto su questo biglietto da visita? Che cosa sarà? Lupluna... No, è una domandaccia, è una domandaccia, lo no, so. No, così, sarà, una delle più importanti rapper della scena che sta cercando di mandare un messaggio forte. Va bene tutto, ormai siamo nell'epoca in cui tutto va bene, tutto è accettato, io mi faccio i fatti miei, porto avanti la mia musica e cerco di portare avanti qualcosa di serio, di concreto. Io non voglio fare un disco per saturare il mercato, non voglio fare un disco per vendere, certo, anch'io voglio vendere, però voglio fare qualcosa che resti, voglio fare qualcosa che resti davvero. E quindi il disco non uscirà finché io non sono completamente soddisfatta di quello che è. Non posso fare una cosa tanto per farla, perché voglio girare, voglio andare in giro a suonare, così non funziona così. Stiamo un po' in Italia perdendo la testa, perché adesso si vedono due soldi in giro e tutti: oh, due soldi, facciamo uscire il prodotto, dai, fretta. C'è un verso del Turco che fa: mo vanno tutti, magniamo, vedi tutti corre. Io sono una fan del Turco, è così adesso, tutti che vogliono uscire, il mercato si sta saturando. A dicembre dell'anno prossimo il mercato sarà saturo, perché tutti stanno cacciando dei prodotti e non per forza si deve fare rap, soprattutto se non hai nulla da dire. Ecco, questo è un gran messaggio che noi sottoscriviamo. Quindi, ascoltatori di Radio Popolare, se avete scoperto questa sera l'artista che è nostra ospite, che è Lupluna, andate sul suo sito e scaricate l'EP, che è un assaggio di quello che poi sarà il disco ufficiale, sì, che arriverà quando lei si sentirà veramente, ecco, pronta e soddisfatta. Ecco, fino adesso è emersa un artista giramondo sostanzialmente, che però, se alla domanda dove ti piacerebbe vivere, ha risposto praticamente a casa sua, cioè, esatto. Stavete tornando un po' in Calabria. È da lì anche che nasce la tua passione per l'hip hop. Come vedi la scena calabrese in questo momento? Ottima, c'è un ottimo movimento. Soprattutto io conosco la scena Regina e della Piana di Gioia Tauro, quindi che sta giù. E, dalle nostre parti c'è un grande movimento. Ci sono questi ragazzi che si fanno chiamare i Figliori da Tiana, in dialetto, vabbè. Che spingono, che tradotto, i ragazzi della Piana di Gioia Tauro, che stanno creando un bel movimento. C'è una punta di diamante che si chiama Ado, che tra l'altro sarà prodotto da Turi,
che è davvero bravissimo. Infatti, se vi capita, andate ad ascoltarlo, perché fa delle rime davvero sensazionali. Io purtroppo devo un po' tirare le fila, perché insomma, stiamo giungendo alla fine di questa intervista, e quindi inizio a chiederti, insomma, a parte l'hip hop, cosa si ascoltava in casa tua? Cosa, insomma, con che cosa sei cresciuta? Esatto. Allora, sono cresciuta, in casa mia si ascoltavano i classici, quindi no, anche quindi vabbè, no. Sì, De André, sì, mi piacciono, okay. L'ho sempre ascoltati, però sempre mi è sempre interessata il soul, il funky, comunque le radici dell'hip hop. Come arrivavano in una casa in cui si ascoltavano i classici italiani, come arrivava della musica straniera? Li andavo a comprare io. Grande. Quindi hai avuto sin da piccola, insomma, o rubarli. Quando ero piccola, qualche volta mi è pure successo, me ne vergogno tantissimo. Quindi una volta la signora mi ha pure scoperto. Sì, esatto, mi disse: signorina, prima di metterlo in borsa lo può anche pagare quel disco. Io sì, dimenticavo. Oddio, che tragedia, me ne vergogno tantissimo. Infatti, perché l'ho detto, non lo so. Niente, pubblica denuncia, autodenuncia. Hai smesso. Esatto. E no, invece cosa oggi, cosa ascolti quando non ascolti pop? Cosa ti piace ascoltare? Beh, mi piace molto la musica italiana, anni 60-70, sono una grande fan dell'Easy Tempo, Piero Miliani, tutta questa gente qua, Trovaioli, li adoro, anche se trovare i loro dischi ora come ora è impossibile, sì, perché costano un sacco. E non si possono rubare, assolutamente. E non si possono rubare, oppure ascolto i dischi, che gli LP che ho in casa. Ora ho smesso un po' di comprare dischi, ed un po' che non ne compro, però riascolto magari i classici che ho a casa. Che pezzo ci hai portato stasera, non hip hop? Perché noi chiudiamo sempre con un pezzo scelto da voi artisti che però allora non si sono molto legata a questo pezzo, perché è uno dei primi dischi che ho comprato, originalissimo, l'ho pagato 10.000 lire all'epoca, e adesso costa, il disco originale costa un sacco di soldi. Sono gli Harlem Underground, Ciba Ciba il pezzo. Grandissimo. E con questo noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie per essere passata a salutarci che negli studi di Radio Popolare. Rinnoviamo l'invito. Cateco, Ciba Ciba. Grazie mille. Bello.